Ciao a tutti. Uno degli aspetti più importanti del tiro al canudo e anche uno degli aspetti che è più di difficile interpretazione, è quello del trasferimento, cioè di sentire in questa zona, ecco come vedete, in questa zona sentire la scapola. Abbiamo detto, no? Abbiamo già parlato precedentemente di quanto sia importante estendere la spalla dell'arco. Altrettanto importante è trasferire dalla zona del braccio, del deltoide, alla zona dei muscoli dorsali. Nell'arco nudo è estremamente disattesa questo fondamentale, e questo non permette di allineare forza resistente, quindi spinta e trazione su un piano unico, il piano verticale. E questo non permette di avere provocherà poi torsioni sulla grip, provocherà un sacco di pasticci che sopravvengono per l'appunto per non un buon allineamento delle forze in gioco. Come si ottiene questo allineamento delle forze in gioco? Innescando il muscolo dorsale. Non è semplice, non è facile e viene molto tralasciato, quindi tutto la trazione, il tiro viene utilizzando il braccio dell'arco, il tricipite e i muscoli dorsali alti quando va bene. Invece dobbiamo sentire la punta della scapola che ruota verso la colonna vertebrale, come vedete, ruota verso la colonna vertebrale e ci permette di avere un buon trasferimento, ci permette di avere una parte della forza di trazione in linea con la forza resistente, la forza di spinta. Vediamo al contrario, vediamo velocemente quando io devo sentire la spinta di trazione. Già in questa posizione, in questo momento già io ho innescato i muscoli dorsali, una bella trazione lunga. Il gomito a 90 gradi, ho innescato i muscoli dorsali e con la spalla estesa verso il bersaglio, mantenuta estesa un'altra trazione, innesco anche il muscolo dorsale e sento l'osso scapola che ruota verso la colonna vertebrale. Ecco che ruota, si assesta e posso rilasciare. Rivediamo. Trazione lunga, gomito a 90 gradi con la spalla, spalla dell'arco estesa, scapola della corda, dal lato della corda che è già innescata e si incrementa, ruota, mantengo, miro, rilascio. Questo facile, non è facile, ma è questo il punto focale per il quale noi dobbiamo prepararci per avere uno score performante che oltretutto dura nel tempo. Questo ci permetterà anche di concentrarci su un'attività veramente fisica, oggettiva, dall'ancoraggio al rilascio. Quindi ottimizzare il tiro, eliminare il famoso target panic, perché abbiamo effettivamente qualcosa da fare, un circolo virtuoso da innescare dall'ancoraggio al rilascio. Molto semplice, no, molto semplice no, però cerchiamo di indirizzarci, facciamoci aiutare dal nostro istruttore ad incrementare questo fondamentale. Ok?